primo mito. Il primo mito è: bere uno scildino ti dà scudo. Beh, adesso proveremo, diciamo, con la Gatorade, perché lo scildino non esiste. Infatti in vita reale sarebbe mezza Sprite, mezza Gatorade. Adesso io la Sprite già ce l'ho, quindi è un po' verde. L'unica cosa che mi manca è solo la Gatorade. E devo dire che sta venendo fuori una roba abbastanza carina. Ma raga, è uguale dello shield, ve lo giuro. L'unica cosa è che adesso voglio i miei 25 di vita, se no mi arrabbio. Comunque è arrivato il momento di provarlo. 3, 2, 1. Raga, c'è un problema di fondo, non mi ha dato shield. No, non mi sento shield addosso, mito sfatato. Il secondo mito è un po' particolare, perché c'entra questo. E dovrò sfatare meno se posso distruggere un albero come in Fortnite con questo piccone, che sarebbe tipo la patosta di Harley, che è fortissima. Signori, è arrivato il momento. Che schifo, ma è piena di me. 3, 2, 1. Mi sono fatto male io, ma è possibile? Non ci arrendiamo, perché comunque io sono Pova. E quindi devo... Boia, raga, ma sei distrutto, non so se si vede, sei distrutta sta parte qui. Per adesso il mito è sfatato, quindi non si può per niente distruggere un albero con un piccone. Però adesso voglio provare su un ramoscello, e sarebbe questo qui. Dai che ti distruggi. Me la stavo dando sui piedi, quindi io direi che se ne può anche andare. Raga, ho appena trovato un caco, che bellino, adesso me lo mangio. Il quarto mito è: scivolare è più veloce di correre. Adesso lo andremo a vedere. Il punto è che queste qua sono foglie e terra e rami allo stesso tempo, quindi mi farò un male che non ne avete idea. Ma ci sarà il counter, quindi la regia deciderà chi vince. Tra 3, 2, 1. Ok, non male la corsa, ci ho messo tipo un secondo. Va bene comunque. Questa invece è la mi sa che ha vinto la corsa. Io non per dire, però, porca boia. Oddio, mi sono fatto... è tutto rosso. Mi sono fatto decisamente troppo male. Quindi vi direi che questo mito è stato completamente confermato. Il prossimo mito è: nascondersi dentro un cespuglio non ti fa scoprire dai nemici, giusto? Bene, adesso lo proveremo subito. Io non sono troppo fiducioso, infatti vado a mettere la fotocamera qui. Cosa ci posso fare, signora? Sono qui a prendere un po' di vento. Signori, non sono mai stato sgamato in così flagrante. Io direi che questo mito non è stato sfatato. Quello che viene dopo, mi sono messo a parlare con i passanti. Il prossimo mito è: i me di nebbia, che tra l'altro sono dei deodoranti, curano le ferite. Dato che mi sono fatto un male cane adesso, voglio andare a vedere se premendolo sulla mia gamba il dolore si allevierà oppure peggiorerà. Quindi, signori, è arrivato il momento. Ti prego non farmi male, ti prego non farmi male. Odore di buono. Ora sento un mezzo bruciore, mi sa che non è proprio un mito confermato questo. Adesso potete ritagliare questa clip e metterla su YouTube e dire: Powa si è tagliato la gamba per sbaglio. Però voglio fare una cosa: se invece di spremerlo sulla gamba, che è dove mi sono fatto male, me lo spremo addosso, sarò più fresco. Powa, che c***o stai dicendo? Questo è un deodorante. Proviamo tra 3, 2, 1. Buono, devo dire che comunque adesso sono più profumato del culetto di un bambino. L'ottavo mito chiede se con delle picconate puoi spostare un nuovo masso della nuova season, che tra l'altro quello enorme, gigante, appunto solo a botte di questo piccone qua, che è una roba enorme. E noi adesso lo andremo a vedere, quindi... Perché mi faccio sempre male ogni volta che prendo in mano un robo del genere? Non è importante, signore, l'unica cosa in questo momento è spostare sto cacchio di... Ho una bella tecnica, che sarebbe rinforzarsi i muscoli e continuare a sbattere. Ma è volato un pezzo di piccone. Non sapevo che un piccone si potesse rompere su Fortnite semplicemente dando dei colpi a un masso. Comunque io continuo a sperarci. Non demordo, signori. Potrebbe essere... niente, mi faccio più male io che questo masso del cacchio. Quindi sapete cosa vi dico? Questo io lo odio. Ok, torniamo in tana, signori. Il prossimo mito chiede se si può costruire in vita reale su Fortnite. No, aspetta, su Fortnite in vita reale. Quindi adesso ci aspettano dei bei materiali per essere costruiti, per vedere se siamo veloci come su Fortnite. La scala di Fortnite non è troppo difficile, quindi io direi che potremmo mettere benissimo. Sì, ma come cazzo? Dov'è che deve stare? Questo qua mi sembra il posto ideale per costruire la nostra scala. Ok, e il primo pezzo... non c'è. Primo pezzo messo, signori. Mi sento un costruttore dei tempi contemporanei. Secondo palo, signori. Ce l'abbiamo fatta. Forse. Sì, ho costruito due legni. Signori, stavo per prendere un infarto. Mi si è posato un calabrone sulla schiena, però... del resto, vabbè, lo possiamo anche dimenticare. Dicevo, questa che l'abbiamo messo, io direi che proviamo a vedere se funziona. Sono abbastanza fiducioso di questa roba. Provo a mettere il piede tra 3, 2, 1. Nope. Facciamo una cosa, ragazzi, ho l'idea giusta per mettere questa scala di Fortnite. Eccola qui,
Mamma mia, ci ha voluto veramente tanto a costruirla, però l'ho messa. Il prossimo mito è: se salti nei nuovi funghi allucinogeni, potrei volare in alto come su Fortnite? Non è che sono troppo fiducioso, dato che questo sarebbe il nuovo fungo. Io mi ricordo che era blu una roba del genere, però perché è rossa e mezza mangiucchiata? Questo non penso proprio che funzioni, signori, però noi proviamo. L'ho pure perso. Ci salto sopra, ma mi sa che mi fa saltare da nessuna parte. Avrei una piccola idea, dato che qua vicino c'è un fungo allucinogeno veramente. Ed eccolo qui, dovrebbe essere una specie di fungo, almeno una roba simile. E noi siamo molto fiduciosi, quindi guardatelo qui, siamo pronti a saltare fino all'oltretomba. Spero, cioè, no, spero di no. Andiamo tra 3, 2, 1. Mi ha fatto saltare in aria, ragazzi, ma è una figata atroce. No, a parte cagate, non funziona, ovvio che non funziona. Cioè, secondo te io devo credere a un fungo blu che ti fa saltare in aria, ti fa arrivare all'oltretomba? Ma che cazzo sto dicendo? L'ultimo mito sarebbe che puoi cavalcare i cinghiali in vita reale come su Fortnite. Qualcuno mi diceva di sì. Infatti adesso lo andremo a provare. Il punto adesso è trovare cinghiali, però. Oh, no! Oh, no! Raga, c'è un bug del gioco, non ci sono cinghiali. Io li devo cavalcare. Mi vanno bene anche lupi, se volete. Lupi, cinghiali. Questo mito invece è quello più importante di tutti. E sarebbe: se metti nello shop il codice POWA, vinci ogni partita. Adesso lo andiamo subito a vedere. POWA messo. Ok, sono appena morto come un pirla. Però almeno sono arrivato secondo. Quindi se anche voi volete supportarmi nel negozio oggetti, codice POWA. I miti in vita reale fanno decisamente schifo. Cioè, non funziona praticamente nessuno. Infatti adesso stiamo su Fortnite per vedere il mito della stagione, quello più importante. Ovvero si può spaccare sotto la cascata quel cumulo di ghiaia, che cacchio che volete che sia, insomma. Allora, non si può passare sicuramente con la barca, però questo non è un problema, signori. L'unica cosa che bisogna fare è spaccare questa roba qui. E per adesso, dato che con le picconate non si può, come potete vedere, con un razzo del motoscafo si è mezzo spaccato. Quindi io direi che funziona assolutamente così. E poi soprattutto gli ho tolto vito, e quello è l'importante. Quindi io direi di continuare, e finché non si spacca tipo alla follia. Ok, io non vedo che si sta spaccando, però tranquilli che ho un'altra idea in mente. E questa qua purtroppo non si può fare in vita reale, perché sennò mi spacco le mani. E bisognerebbe andare da questa parte qui. Ecco che qua c'è un'uscita, un'entrata. E dato che prima abbiamo provato e con il motoscafo non si può, signori, proviamo con le armi, con tutte e varie armi. Adesso ho preso due tipi di armi, ma non funzionano entrambe, quindi. Signori lupetti, venite qui, che ho bisogno di voi in questo momento. Ehi, stai fermo, stai fermo. Bisogna prendere la rincorsa e... niente, non può... Perché non funziona nessun cacchio di mito? Scusa, la vedo molto dura che si possa spaccare in altro modo. Ennesimo mito, Fortnite è ancora sus. Sapete che nella nuova season ci sono questi tipi di funghi che ti fanno saltare in aria. Ma la vera domanda è: anche gli oggetti li fa saltare in aria? Adesso vediamo subito da 3. Sì, magari devo aspettare che si ricarichi. 3, 2, 1. E no, purtroppo non funziona se gli lanci la carne sopra. Però sì, perché è una figata se gli lanci le granate invece. Ok, le granate funzionano, le altre armi no. Molto bene. Grazie mille per la visione di questo video. Mi raccomando, sempre solo codice POWA. E iscrivetevi, così arriverò ai 100k. E 100k ci sarà una super sorpresa. Ciao belli.